Bentornati su Sterrato, finalmente a una presentazione di Nike. Mamma mia, pazzesco! Per presenziare la presentazione della prima scarpa Nike da trail con suola Vibram. Anche se in realtà una vera prima scarpa da trail Vibram ce l'abbiamo Nike, noi. Ce l'abbiamo noi! Bang bang, eccola qua! Tac! Se non avete visto il video di questa bomba, andatevelo a guardare. Assolutamente, assolutamente. Andiamo. Bella raga, oggi siamo a Milano Ale per la presentazione della nuova scarpa da trail running di Nike, la Ultra Fly da Trail, la prima scarpa con suola Vibram. Let's go! Ed eccola qui finalmente nelle mie mani la Nike Ultra Fly Trail, spettacolare, scarpa estremamente leggera, piatto in fibra di carbonio, intersuola Zoom X, quindi non Zoom Air ma con una foam insomma che già abbiamo visto nelle scarpe da strada, e soprattutto suola Vibram, pazzesca, incredibile, tesseratura non esagerata, ma vedremo adesso come tiene visto che stiamo per andare a fare speed crossing con Francesco Puppi e Cesare Maestri. Let's go! Presentazione terminata, adesso è direzione Bosco dei Faggi per andare a spaccare di brutto con queste nuovissime Ultra Fly. C'è il segmento, eh? C'è il segmento? Bisogna dare tutto. Let's go! E da Milano a persi nel bosco. Bosco dei Faggi! Siamo quasi arrivati. 10 minuti, ci abbiamo messo 1:40 da Milano. Però adesso bisogna scannare a tutti no, i costi. No, io sono già morto. Okay. Luca è sono down, io invece sono carichissimo perché voglio assolutamente correre, a prescindere dalle scarpe che indosserò. E finalmente siamo riusciti anche ad arrivare qui al Bosco dei Faggi, pronti per questa Experience by Nike Trail. Siamo carichi, Luca dovrebbe essere andato a cercare posto per parcheggiare perché c'è veramente un botto di gente. E abbiamo ottenuto anche il nostro seeding by Nike Trail. C'è tutto. Pazzesco il sacchetto con le scarpe già tirate fuori, che adesso ci piazziamo addosso. Il cappellino, tutto l'outfit completo, pantaloncino molto valido, interessante, t-shirt, ci starebbe anche un bel... Ah, anche manica lunga, no, manica corta questa, bella, e calzini, bang bang, mettiamoci le botte. Outfit completo e soprattutto scarpe a piede. E tra pochissimo si parte. Ale. Tutti qua! Ciao a tutti, cerco di farvi sentire, grazie di essere qui o di essere tornati qui perché forse tanti c'erano anche l'anno scorso. Questo evento si chiama Bosco dei Faggi Speed Crossing. Il pretesto è correre insieme e condividere un sentiero che a me piace particolarmente, che è il sentiero dei Faggi, e lo vedrete lungo la run di oggi. E il secondo motivo è la presentazione e il lancio della Ultra Fly, che è la scarpa che quasi tutti avete ai piedi. Quindi presentazione fatta, adesso si parte. Ale, partiti, let's go. Avvicinamento quasi fatto,
circa 4 km con 200 metri di dislivello. Tra poco si arriva in cima, dove c'è il segmento da scannare. Si arriva su alla forcella tra boletto e bollettone. Pausa. Poi tranquillo, c'è taglio. Il segmento del sentiero dei faggi, che sono 3,5 km circa. Quanto sangue deve rimanere in bocca? Tutto. Quel segmento va fatto a bomba. Anche un segmento Strava, e quindi poi Strava ti dice chi ha fatto il meglio. Quindi va fatto a bomba. Di coppette. Chi è che ha il com? Allora, il com è dell'anno scorso, dell'edizione dello scorso anno, Luca Del Pero. Ah. Che ha dato giù veramente. No, dai, adesso. Dai. Tipo ha una media, mi pare, di 2,57. Perfetto, non li tengo neanche nelle ripetute. Vai, dai, che si va. Vai che si va! Luca! Corri! Che vista! Guarda Milan! Guarda Milan! Spettacolo! E qua inizia ufficialmente speed crossing. Guarda qua. Figata. Siamo carichi. Dai Fra! Tocca a noi. Tira Fabiano con me. Vai, allora tutti insieme, dai qua. Trenino, dai. Da morta. Marco. Il lattato che sale. Sto dando tutto, dando tutto, assolutamente. Oh. Devastante. Abbiamo dato tutto, eh? Tutto. Ho anche fatto esperienza nel vaio. È stato sì. Dritto. Sì. Scarpe. L'hai rischiata male, no, Scarpe molto buone. Traction molto buone. Per scannare si va. Direi che nel segmento a tutta sono andate veramente molto bene. Molto bene la reattività. Bene anche il grip, nonostante il sentiero molto molto fangoso, le rocce bagnate, quindi per me ad ora promosse. Adesso però c'è la discesa. Let's go. Vai che si parte con la discesa, rientrino non così agile, troppo agile questo rientro. Arrivati. Perso il mio compare. Light blue pigiama. Birretta guadagnata. Avevo sbagliato, sono finito giù. Io invece non ho fatto partire il gara. Il mio invece è morto. Perfetto. Ale. Vabbè, clima goliardico. L'importante è che adesso si mangia qua. Sì, c'ho una fame. Catastrofica. Ma quindi c'è anche da bere e da mangiare. Manca il bere. Noi adesso lo chiediamo, però mangiare c'è. Ed ecco qua, finalmente guadagnato l'autopasto. Birrino? Eccoli, li blocchiamo per la chiusura del video. Bella raga. Ciao. Allora, com'è andata questa uscita? Vi è piaciuta? Dai, prima di tutto a voi. Vi siete divertiti? L'ho organizzato io per forza. Se mi dite di no, vi ammazzo. Beh, e te invece ci sono divertito? Sì, dai, diciamo che è stato bravo, devo ammetterlo, a scegliere questo percorso. E quindi dai, no, ci siamo divertiti. E queste scarpe?
Scarpe. Ma le avevate già provate? Le già provate. Però, scarpe quindi... le proviamo da un anno ormai. Quindi non è stata. Desiderate le condizioni di sentire un po' migliori perché erano un po' rovinate dalle. Beh, poche. Dai, però. Però vabbè, ancora, è ancora più divertente così. Sono divertente. Io sono finito anche nel valle. Lui ha rischiato bruttissimo proprio. Ha rischiato male. Dico anche per le scarpe perché se consentire un po' più pulito si sarebbero un po' sì, più apprezzate. Ancora però, meglio. Però ci stanno. Dai, grazie comunque, grazie di tutto. È stata una figata. Complimenti, lo grazie dico io ora. Non ti posso dare il 5 perché c'ho la camera. Grazie a voi. Sgomitata. Da sterrato tutto, alla prossima. Grazie. Ciao, grazie.